Il pesce è fondamentale nell'alimentazione dell'uomo. Le specie di allevamento stanno sostituendo sempre più i prodotti della pesca, ormai estremamente ridotti a causa del sovrasfruttamento delle popolazioni naturali, minacciate anche dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici. I pesci allevati che arrivano sulle nostre tavole, come la spigola, l'orata e la trota, sono alimentati con mangimi di alta qualità, a base di ingredienti proteici di origine marina, come le farine di pesce. Ma anche l'uso di queste farine non è più sostenibile per la scarsità della risorsa e per i costi elevati. Sviluppare mangimi economici, efficienti e sostenibili contenenti ingredienti alternativi come le farine di insetto, di gambero rosso della Louisiana e di microalghe è l'obiettivo del progetto Sushin, una ricerca tutta italiana a cui lavorano esperti di diverse istituzioni e discipline. I laboratori dell'ISPRA partecipano al progetto per studiare gli effetti dei nuovi mangimi sullo stress e la salute dei pesci, attraverso analisi biochimiche del sangue e indagini a livello delle cellule e dei tessuti, per valutare l'integrità e la funzionalità degli organi.